Il tempo non esiste. Il tempo non esiste così come noi lo immaginiamo. Provate a chiudere gli occhi a pensare al tempo. Avrete l'immagine di un orologio che con le sue lancette scorre velocemente. Ma non è così. Oppure pensiamo al tempo come uno scorrere lineare dal passato verso il futuro. Ma non è così. Non esiste un ieri, oggi, domani. Il tempo è un concetto creato dall'uomo per complicarsi la vita. Tutti i giorni, infatti, è una corsa contro il tempo. Sembra che questa corsa contro il tempo, cioè contro qualcosa che non è visibile, non è palpabile, ci stia portando alla pazzia. Pazzia di donchisciottiana memoria. Una lotta, appunto, contro mulini al vento. Fermiamoci un attimo e cerchiamo di capire il tempo. Il tempo non è univoco nell'universo. È come se ci fossero miliardi di orologi sparsi a misurare il tempo. Ma la scienza ci dice anche che il tempo è diverso per ognuno di noi. Sembra impossibile, ma è così. Prendiamo in considerazione, per esempio, il tempo sul nostro pianeta. Esso è diverso a differenze altezze, perché il tempo viene fortemente influenzato dal centro di gravità terrestre. E dunque nelle viscere della Terra il tempo scorre più lentamente rispetto all'esosfera, cioè la parte più distante della nostra atmosfera. Quindi per due persone, una che vive sottoterra e un'altra che vive sull'Everest, vi è un tempo che scorre in modo differente. Il tempo per la persona che vive sottoterra scorre più lentamente. Le lancette del suo orologio girano più lentamente. La sua vita è lenta. Questo fenomeno, studiato dagli scienziati, non è altro che la dilatazione gravitazionale del tempo. Se si vivesse nei pressi di un buco nero, per la sua forte azione gravitazionale, lì il tempo sarebbe quasi fermo. Il tempo, infatti, nei pressi del buco nero è talmente rallentato che passa un secondo lì, mentre nel resto dell'universo sono trascorsi centinaia di anni. Una mente eccelsa come Albert Einstein aveva già capito tutto all'inizio del secolo scorso. Ma nonostante la geniale intuizione del fisico tedesco, oggi continuiamo a correre contro il tempo.
Ma con le teorie di Einstein abbiamo anche compreso che il tempo scorre più lentamente per chi si muove rispetto a chi è fermo. Cioè il modo influenza lo scorrere del tempo. Quindi è chiaro, come il tempo non può essere considerato univoco e certo, perché dipendente da diversi variabili. Tutto questo deve farci capire che il tempo non è un nostro nemico, né tantomeno un qualcosa da combattere e da sconfiggere. E questo nostro modo di vivere non ci sta facendo godere questo breve passaggio terreno. Sarebbe giusto, quindi, pensare alla nostra vita senza il tempo. Pensiamolo alla nostra vita senza questo scorrere veloce delle lancette di un orologio. Non stiamo gareggiando con nessuno, né tantomeno abbiamo il cronometro lì puntato contro chi ci guarda in modo cagnesco, ricordandoci che dobbiamo correre. Fermiamoci, anche se non ci troviamo nei pressi di un buco nero, e facciamo in modo di rallentare il nostro tempo. E se la scienza non riesce a identificare in modo univoco e certo il tempo, anche la filosofia non c'è di grande aiuto. Per Platone, il tempo è un'immagine mobile dell'eternità, mentre per Aristotele il tempo, da un lato, è stato e non è più. Per un altro verso, esso sarà e non è ancora. In pratica è come se il tempo fosse costituito da non essere. Anche le religioni si sono occupate del tema, senza però giungere a un concetto unico e chiaro. L'unica cosa certa che propongono ai propri fedeli è vivere il presente. Infatti, per Sant'Agostino, il passato non è più, il futuro deve ancora arrivare e dunque noi siamo nel presente. Così come per il buddismo, uno dei principi cardine è il qui e ora, che ci invita a vivere il nostro presente, perché non esiste ieri e non esiste domani. E restando in tema, forse bisogna riportare in auge la millenaria filosofia napoletana del vivere alla giornata. Ma questo concetto non deve indurci in errore. Vivere alla giornata non significa vivere senza avere dei progetti, senza avere dei sogni. Vivere alla giornata significa vivere senza avere tutta questa fretta che ci coinvolge e ci sconvolge, senza avere l'ansia del futuro, senza pensare al dilemma e all'incertezza del domani. Vivere alla giornata deve significare in pratica per ognuno di noi godersi ogni attimo della giornata, ogni emozione. In conclusione possiamo dire che la scienza, così come la filosofia e le religioni, ci inducono a rivedere la nostra vita e il nostro tempo. E quindi viviamoci questo presente. Godiamoci tutto il bello che ci circonda. Godiamoci ogni attimo della nostra vita. Godiamoci le persone che ci vogliono bene. Solo così, forse, vivremo tutti un po' meglio. Diamo più valore alla nostra vita che al tempo, perché altrimenti
Come diceva Einstein, daremo più importanza a un'illusione che alla realtà.